le vere azioni belle, importanti della nostra cavalleria, in particolare la cavalleria pesante, le fa il brigadiere Sengardi quando carica a Sant'Ambaro con i reggimenti lancieri. Furono le ultime cariche della cavalleria pesante napoletana. I cacciatori a cavallo, gli ussari, in particolare gli ussari non si coprirono di grandissimo valore con Filippo Pisacane, fratello del Carlo a Porta Capua, mentre i carabinieri a cavallo bene o male fecero il loro dovere, però come qualche critico accusa appunto di Tucci, furono troppo frazionati, però secondo me non era stata una carabinieri o cacciatori? Carabinieri o cacciatori? Prego? Carabinieri o cacciatori? C'erano sia carabinieri a cavallo che cacciatori a cavallo. In questo caso i plotoni cacciatori a le compagnie carabinieri a cavallo erano decentrate presso le divisioni. Allora, il piano delle operazioni di Garibaldi in primo tempo si rifà al concetto di prima. Manovrare offensivamente su Capua, Ponte Latone, la linea del Volturno, Saiazzo, Piedimonte Matese, da Monte, per procurare con la resa della fortezza di Capua e grazie al contributo delle popolazioni locali in terra di lavoro il collasso dell'esercito napoletano e poi proseguire velocemente la marcia verso Roma e gli stati delle Marche. Avendo il posto di comando principale a Maddaloni, assicurare a fini difensivi il controllo dei settori centrali del teatro disposti lungo la linea. È questa prima fase che vi ho descritto nel concetto, quando Garibaldi pensa ancora di poter attaccare e andare verso Roma. Vai avanti. Ha capito che non lo può fare perché l'armata è lì e soprattutto perché la popolazione non lo aiuta. Ricordiamoci che i grandi trionfi degli ingressi a Palermo piuttosto che a Catania, piuttosto che in Sicilia o in Calabria, dove vogliamo, in terra di lavoro, in provincia di Avellino, non ci furono. L'arrivo a Caserta della brigata Sacchi avvenne nel silenzio più totale, ci fu una sola bandiera nazionale esposta. La colonna piemontese, l'armata piemontese che scendeva dal nord attraverso il Molise, incontrò soltanto il deserto, il silenzio e soprattutto le devastazioni del Giale Cialdini. Ma la popolazione di terra di lavoro non appoggiò Garibaldi come Garibaldi pensava, avrebbe voluto. E quindi lui capisce tutto questo e decide di assumere una politica difensiva. E quindi, approfittando della centralità del dispositivo e della brevità della linea diretta di comunicazione costituita dalla ferrovia Maddaloni, Caserta, Santa Maria del Povedere, la vera vincitrice della battaglia del Volturno, il treno. La prima volta che si usava in guerra il treno, prima ancora di von Moltke nella guerra franco-prussiana. I garibaldini, grazie forse a una certa apertura mentale che doveva dalla presenza di persone che si erano formate in altri contesti operativi, addirittura avevano dei cannoni montati sul treno. E quindi manovrare difensivamente avendo come posto di comando principale Maddaloni e a questo punto impiegare secondo necessità la riserva di Caserta sui fronti di Santa Maria, Gradini, San Leucio e Maddaloni per impedire al corpo di operazioni napoletano di rientrare in possesso della capitale. Quindi lo scopo era questo: io voglio entrare in capitale, io te lo impedisco, d'accordo? Il treno in positivo fu utilizzato benissimo, in negativo non fu distrutto da Retucci, perché Retucci avrebbe potuto, come fecero i tedeschi nella seconda guerra mondiale, fare terra bruciata e non lo fece, perché possiamo anche spiegare perché lui era convinto di ritornarci e quindi avrebbe avuto bisogno del treno per muoversi più velocemente verso Napoli, quindi lui forse pensava questo. Distrusse solo un piccolo pezzo della ferrovia nei pressi di Capua, cioè prima della stazione di Capua. Ma la cosa non è che andò proprio bene per noi, quell'infrastruttura fu utilizzata a scopi difensivi dalle forze garibaldine che avanzavano verso Capua in alcune situazioni. Andiamo avanti? E quindi vediamo una cronologia generale della battaglia che io, in grosso modo, vi ho già fatto conoscere a partire dal 5 settembre e ad arrivare, vai al passo successivo, fino al 2 ottobre del 1860. Vi ricordo, prima vi ho parlato della piazzaforte di Gaeta, vi devo ricordare un punto molto importante, lo approfondirete come credete, poco citato. La Vulgata vuole che von Meckel, d'iniziativa, abbia separato la colonna Ruiz dalla propria, perché non voleva Ruiz con sé, e che abbia dato un certo numero di uomini a Ruiz. La prima parte della questione, fu von Meckel a separare la colonna? No! Il Consiglio di guerra del 25 settembre a Sparta aveva determinato
che la colonna Ruiz via Caserta Vecchia e via Casola avrebbe attraverso Monte Caro raggiunto i ponti della valle, sono 2,5 chilometri, 3 chilometri circa, e avrebbe dato manforte a von Meckel contro la divisione Bixio. Qualcosa si dice quando si ricorda che da Caserta Vecchia Ruiz sentiva i colpi di cannone sparati a Valle di Maddaloni, vedeva il fuoco della battaglia, ma non si mosse. Ne parleremo. Andiamo. Esame dei fattori pertinenti, la leadership, velocemente. Vedete in queste belle immagini chi furono i protagonisti della battaglia. Il re era il comandante supremo, Ritucci comandante in capo, e poi abbiamo Afan de Ribera, Tabacchi, De Ruggero, colonna di Stigliano, von Meckel e Ruiz. Allora, abbiamo 2/3 di questo staff che era fatto di persone che vivevano, menavano la vita a campare, molto semplice. Erano arrivati alla fine della carriera, erano stanchi, erano sul contorno perché volevano, per questioni di onore, dimostrare la propria presenza, ma non fecero più di tanto. Diciamo che le sorti della battaglia, in particolare, furono pregiudicate dalle azioni o inconsistenti o ritardate o addirittura omesse di alcuni di loro. Vi voglio ricordare, come vedremo poi nelle slide successive, che Afan de Ribera, molto semplicemente, quando le due brigate cacciatori, veramente dando il sangue, erano riusciti a raggiungere lo scopo dell'attacco sulla linea di Sant'Angelo in Formis, molto semplicemente se la squagliò, cioè abbandonò il teatro delle operazioni. Una domanda. Sì. Prima hai detto che Francesco Sconto andava ribaltato perché bastonava Ritucci. Guardando questo e quello che stai dicendo, allora io dico, queste persone anziane, stanche, che volevano onore, onore non ne hanno avuto perché chi si è scappato, e che quindi questo è comunque dovuto anche a una leggerezza, la vogliamo chiamare così, di Francesco II, perché non essendo stato educato militarmente, lì andavano rimossi i capi, andava subito, bisognava intervenire. No, no. Allora, le cose non stanno così, perché in quel momento... Perché il valore che hanno dimostrato i soldati... Non ci dimentichiamo che lui aveva bisogno di avere vicino a sé chi lo poteva consigliare, quindi sicuramente persone molto valide erano accanto a lui nel suo staff. Ma soprattutto, questo passava il governo. Cioè, l'organizzazione dell'armata era un'organizzazione talmente complessa, con truppe che andavano dal Volturno fino a Baeta... Il capo supremo era lui. Il capo supremo era lui, ma era infatti la persona che collocava con Ritucci. Era Ritucci, semmai, che avrebbe dovuto proporre le sostituzioni che ora vi vengo a dire. Perché, per esempio, un colonna di Stigliano fermo sulla linea del Volturno è stato una perdita. Certo. Colonna di Stigliano sarebbe stato un eccezionale comandante in campo al posto di Afan de Ribera. Ma sono dei cambi molto per esempio non lo so, il brigadiere De Ruggero, Sengatti sarebbe stato un migliore di De Ruggero, non ne parliamo di Tabacchi. Polizzini, che era un comandante di brigata, aveva il coraggio, la temerarietà, lo sprone, la forza fisica, addirittura l'irruenza. Era un uomo privo di qualsiasi scrupolo nel combattimento, infatti vince Polizzini, diciamo si afferma Sant'Angelo in Formis. E Polizzini al posto di Tabacchi, con i cacciatori di colonna di Stigliano, anziché la guardia che poteva essere schierata sul Volturno, avrebbe fatto, ma con i secoli, ma la storia non si fa. Ma anche la mancanza di collegamenti. C'era uno squadrone di guide e c'erano anche degli ufficiali in servizio di Stato Maggiore presso i comandanti di divisione. Effettivamente 23 chilometri sono 23 chilometri. Ma non dimentichiamo che venne meno Pianello. Venne meno? Pianel venne. Allora ne avrei voluto parlare, ma siccome so che Pianel non è molto amato. No, nel senso che era io personalmente invece era la punta di io sono un rivalutatore di Carmi. Era la punta di diamante dell'esercito. Se avete 5 minuti di Carmi, spero non di più. Vi ricordo soltanto che il capitano di fregata Acton a Castellammare di Stabia contrastò la spedizione garibaldina per rimorchiare il monarca fuori da Castellammare, avendo il suo comandante Vacca venduto la nave ai piemontesi, ai sardi. L'Acton fu ferito e respinse l'attacco garibaldino, che è rimasto nella storia. Allo stesso modo Pianel, che a un certo punto chiese le dimissioni quando si rese conto che non lo ascoltavano più e che tutto quello che aveva fatto non aveva più nessun senso, come lo stesso Filangieri, che si allontanò
da Napoli. Nella battaglia di Custoza del 1866, nella quale avevano combattuto anche Cialdini e la Magora, fu l'unico a uscirne con onore, perché Pianel fu l'unico ad averla vinta su reggimenti austriaci con la carica del Monzambano a Custoza. In un'altra guerra. Il Vacca gli si era venduto il monarca, che era compersano a Lissa, ne uscì con ignominia, mentre invece ne uscì con onore Acton, che aveva contrastato i garibaldini a Castelnuovo. Quindi la storia riserva a volte delle... Ma Pianella addestrò poi i piemontesi. Pianella era la mente più vivace e infatti per quello sì, è venuto meno Pianella, che era la persona più vivace. Però se le energie che uno ha, il talento, chiamiamolo così, lo spende per la parte sbagliata. Attenzione, sì, se un Pianella, se un filangieri che era molto più anziano di Pianella, troppo anziano. Attenzione, no, ma ad esempio anche l'uomo che Ferdinando II aveva raccomandato a Francesco. Di ascoltare, sì, anche in caso di... Allora, sì. Filangieri capì che non riusciva a prevalere. Pianello, dopo essersi offerto di andare in Calabria, gli dissero di no. Dopo essersi offerto di andare sulla piana del Seri al comando dell'esercito, e gli dissero di no. No, in breve. Perché lui tergiversava, mentre diceva di no, si informava con Napoleone III cosa avrebbe dovuto fare, con i suoi ambasciatori. Perciò dico, alla fine non aveva questo... Ricordiamoci che stiamo lavorando sul filo di lana, sono settimane del mese di agosto, che tutto questo accade nelle ultime tre settimane del mese di agosto. Bisogna contestualizzare. Ma tutto iniziò dando la Costituzione e circondandosi. Avete visto citata la Costituzione il 25 luglio del... Siamo d'accordo, però... E poi non aveva un pugno di ferro. Allora, a fronte di queste persone, Garibaldi schiera un generale Tour come capo di stato maggiore Sicoli e comandanti di divisione come Milpitz, Medici, Sacchi e Bizio. In buona parte persone che si erano formate nelle guerre rivoluzionarie di tutta l'Europa, che avevano uno sprint, una carica di attitudine al combattimento, anche violenta, anche pervicace, una capacità di comando che era assolutamente non normale. Milpitz era polacco, ricorderete, Thür era ungherese, Medici aveva combattuto nella Repubblica Romana, Medici del Vascello, Gaetano Sacchi era la colonna che per prima entrò a Caserta nei giorni tra il 9 e il 12, io sono più convinto del 9, altri dicono il 12, Bizio parla da solo, ne possiamo parlare quanto ne vogliamo, era quello che a Bronte si era messo in luce per la sua spietatezza. Certo. Morì di malattie tropicali a bordo di una nave di cui era il capitano. E convinse Garibaldi a fare l'impresa, perché Garibaldi non la voleva più fare l'impresa. Sì, questo è quello che ne ho anche una lettera che testimonia. Allora, velocemente queste schede di dettaglio. Abbiamo già descritto lo scenario delle operazioni. Vedete la ferrovia. Allora, questo è il fronte napoletano. Questo è il teatro garibaldino, in tutta la sua centralità, attraversato esattamente da Santa Maria Capovetere a Maddaloni dalla ferrovia. Quindi voi vedete l'importanza della ferrovia, straordinaria, pazzesca. Certo. Pensate che le brigate si muovevano da Napoli a Caserta in un'ora, cioè un convoglio ferroviario impiegava da Napoli a Caserta un'ora. Come adesso? La ferrovia impiegava da Caserta a Santa Maria Capovetere 8 minuti. Allora, questo dà un'idea anche sulle proporzioni con cui erano costretti a muoversi le forze borboniche, esercito appiedato, e le forze garibaldine, peraltro in un teatro molto più piccolo. L'immediatezza delle risposte. Quando a Santa Maria occorre un rinforzo, un rincalzo, a velocità della luce gli arrivava. Garibaldi sta a Caserta quando sa che a Sant'Angelo in Forno si sta succedendo qualcosa di strano, appare all'improvviso, addirittura i poveri soldati napoletani, cioè che doveva essere un palletino di quel tempo, perché appariva all'improvviso dappertutto, in realtà perché si muoveva col treno. Ammiraglio, però c'è da dire anche una cosa, che in quella battaglia c'è stato un inglese che era la controfigura
di Garibaldi con 800 inglesi armati fino ai denti dell'Hannibal. Ma voglio dire, conosco perfettamente la situazione, forse erano un po' meno, però gli inglesi c'erano, cannonieri soprattutto. La verità però è che Garibaldi si muoveva con il treno. Il treno era anche dietro, era dietro. Ne abbiamo parlato diffusamente. Contrariamente alla volontà della regina Vittoria, che non era d'accordo. Assolutamente sì, di Renzo lo mette molto in chiaro. Sì. La regina Vittoria contraddice Gladstone. Sì. E Palmerston. E spesso gli nega il consenso ad iniziative. Esatto. Però nonostante tutto, adesso non ci dimentichiamo che la regina Vittoria era imparentata con le famiglie reali tedesche. Certamente. E nelle logiche della politica militare di quel tempo c'era la volontà franco-inglese di abbattere il regno anche per un altro motivo. Perché nell'ipotesi della confederazione voluta dal trattato di Zurigo, nella confederazione avrebbero avuto diritto a sedere gli austriaci, perché Trieste e Venezia erano in Italia. Certo. E di conseguenza temevano gli inglesi e i francesi, siamo già al Great Game verso il Medio Oriente, che l'Austria avrebbe avuto un ascendente sugli equilibri nel Mediterraneo attraverso il regno di Napoli, che era storicamente legato all'Austria. Certamente. Tutte le regine delle due Sicilie hanno parlato tedesco. Il tedesco era la seconda lingua che si parlava. Certo. Allo stesso modo, mentre accadeva tutto questo, i tedeschi, i prussiani, progettavano una rete ferroviaria che da Berlino portava a Bagdad. Quindi c'era un great game molto importante. Andiamo avanti? Allora, ora vediamo le direttrici degli attacchi borbonici e garibaldini. Allora, vedete dove si accendono i fuochi, quindi vediamo Sant'Ammaro, vediamo Santa Maria Capovetere, la divisione della Guardia, vediamo Sant'Angelo e Fornis, le due brigate cacciatori che si coprono di valore, 500 uomini. Ma non la Guardia, ma che rincula. Ma la cosa peggiore furono la cavalleria di Filippo Pisacane. Esatto. Perché la cosa più drammatica accade quando diciamo, le due brigate, la Maruglia e la Dolgemont, erano praticamente su Santa Maria, intervenne la cavalleria e fece un casino tremendo, perché come si avvicinò a Santa Maria fu presa d'infilata dal fuoco dei cannoni che sparavano a mitragliatrice, come si diceva a quel tempo, e praticamente fece marcia indietro repentinamente, fregandosene di tutti quelli che gli stavano dietro, che erano i propri, e calpestando soldati, uccidendo tutti, presero una ritirata folle. Ma neanche al galoppo, riferiscono le cronache del tempo, alla corsa. Alla corsa. Andiamo alla parte più interessante, che come vi dicevo prima, molti ritengono nasca dalla testa di von Meyer. In realtà era già presente nel piano approvato a Sparanise, come dimostra Iodice nel suo testo dedicato alla battaglia del Volturno, attraverso il recupero sia delle testimonianze degli Franci che aveva partecipato al consiglio di guerra, sia di altri storici. Quindi, in buona sostanza, Meyer ricevette l'ordine di frazionare la sua forza in due colonne, la colonna Ruiz e la propria colonna. E quindi vediamo come da Caianzo il Ruiz sceglie attraverso Alvignanello all'Imatola. Ad Alvignanello il Meyer gli aveva fatto un ponte in 10 ore. 10 ore, un ponte. Per attraversare il Volturno, Ruiz attraversa il Volturno di Vignanello, muove sull'Imatola, comincia a incasinarsi con la salita dell'Imatola per andare a Morrone, a Castel Morrone. Poi accade quello che tutti voi sapete, l'attacco di almeno una grossa liquida del 6° reggimento farnese con Nicoletti a Castel Morrone, attacco che per molti, moltissimi, fu incongruo. Inutile. Sicuramente nella Seconda Guerra Mondiale non lo avrebbe fatto nessuno, perché a quei tempi evidentemente c'era ancora il discorso di andare ad attaccare il nemico che aveva la bandiera insomma. Comunque lui aveva anche qualche cannone, quindi un po' di fastidio lo poteva dare, però sicuramente questo ritarda in qualche modo e soprattutto fa sì che Nicoletti a un certo punto si perda. Sì, sì, Nicoletti da Castel Morrone vuole ricongiungersi con Ruiz a Casertavecchia, di fatto non ci arriva, è costretto a ricongiungersi la mattina successiva, perché dalle parti della panoramica, grosso modo, non capisce più dove deve andare per andare a risolvere i nodi. Una vittoria. Quindi abbiamo detto due cose importanti. Von Meyer non ragionò di testa sua, Ruiz fece tardi, fu ritardato, arrivava a Casertavecchia, si accorse che
il von Meckel combatteva ai ponti della valle e non intervenne. Von Meckel, vistosi così abbandonato da Ruiz, fu costretto a dare l'ordine di ritirarsi alle proprie truppe, avendo perso suo figlio, che era un tenente. Luca von Meckel. Allora, a questo punto andiamo alla prossima. Allora, noi vediamo i diversi fronti nel dettaglio, quindi da capo all'attacco della divisione Afan de Rivera, con la colonna di Barbalonga che riesce ad arrivare al bosco di San Vito e al Volturno, e in qualche modo comincia a compromettere le postazioni garibaldine, che da lì si confrontano con le linee borboniche della divisione Colonna, e la brigata Polizzi che muove invece verso Santa Maria Capo Vetere. Avrebbe potuto a quel punto, se Afan de Rivera fosse stato presente, dirigere Afan l'azione verso Santa Maria e, se non altro, sostenere Marulli, che stava cercando di recuperare le incongruenze di Ogemo, e praticamente determinare almeno un diverso esito sul fronte di Santa Maria. Andiamo avanti. L'attacco a Sant'Ambalo parla da solo. Attenzione, non finisce questo attacco. No. Per chi lo aveva concepito, l'attacco doveva servire a distrarre forze di Santa Maria Capo Vetere, che per andare su Sant'Ambalo avrebbero in qualche modo sguarnito le difese garibaldine a Santa Maria. Quindi aveva un senso. Sembra la guerra delle occasioni perdute. Esatto, bravo. Poi parleremo anche di questo. Parleremo di questo. Andiamo avanti. E qui abbiamo visto quello di cui vi parlavo prima. Avete citato Albignanello, la marcia di von Meckel, la marcia di Ruiz, lo scontro di Castelmorrone, e alla fine le due task force, diciamo così, di Nicoletti e Marra, e Musso, chiedo scusa, i quali praticamente non obbediscono agli ordini di Ruiz. Ruiz non era capace neanche di farsi obbedire, e decidono di proseguire lo scontro che c'era stato con i garibaldini, diciamo, sulle alture del Parco della Reggia, e quindi praticamente scendono in città. Qui si apre un punto interrogativo che romanzesco, che io vi suggerisco solo per svilupparlo, che io, un percorso che ho fatto solo per poco, sulla base di una testimonianza che ho letto. Prima vi ho detto che non è certezza che la brigata Sacchi sia entrata a Caserta il 9 o il 12, perché ho fatto uno studio su ciò che accade a Caserta all'arrivo dei garibaldini. Volevo capire che cosa accade. Non sono qui in grado di documentarlo, mi piacerebbe farlo, ci vorrebbe un po' di studio in più, ma sulla base, quindi non è verità storica, ma sulla base di quello che io ho potuto capire, l'arrivo fu tremendo. Ci furono violenze, saccheggi, donne violentate. Tenete presente che a Caserta... Ma di Garibaldini. Ma non è un episodio da parte di Garibaldini. Ma quello facevano sempre. No, attenzione, è importante dire che tra Caserta e Santa Maria Capo Vetere erano alloggiati tutti i reggimenti dell'armata che dalla Sicilia erano ritornati a Napoli. Cioè c'era un concentramento di decine di migliaia di familiari delle truppe napoletane. A Caserta ci fu questo saccheggio immondo, le cui notizie arrivarono nell'armata napoletana. Non è un caso che Nicoletti e Musso vanno a dar battaglia dove erano gli alloggi. Le mogli, quindi, le famiglie. Sì, sì. Sì, questa storia è vera. Molto bella, riguardo agli alloggi e alle famiglie di Sì. In buona sostanza... I punti dove la battaglia si accende a Caserta sono l'Aldifreda e la Maccheria e la zona della chiesa di Montevergine via Sant'Anna, che erano le zone dove c'erano gli alloggi dei sottufficiali borbonici, Palazzo De Gregorio, per non far nome, e altri alloggi, e la stessa Maccheria, e a Sant'Arlo la caserma San Carlo, che era la caserma di Sant'Arlo, che era una caserma dove erano alloggiate provvisoriamente le famiglie dei sottufficiali borbonici. In buona sostanza è stata una mia deduzione che Nicoletti e Musso abbiano avuto uno sprone ad andare lì per vendicare le violenze subite dalle loro famiglie. Quindi in qualche modo è possibile. Però, ripeto, lo dico con il beneficio di inventario, non con il taglio storico che ho cercato di dare nella presentazione, ma come spunto di riflessione. Narrativa. La domanda a cui dare una risposta, prego tutti, è questa: quando entrarono veramente esattamente a Caserta le forze garibaldine? Cosa accadde a Caserta all'arrivo delle forze garibaldine? Questo è interessante. Poi dopo lascio la risposta. Andiamo avanti. Perfetto, abbiamo visto. E allora, valutazioni e conclusioni.
ci avviciniamo alla fine. La battaglia dell'autunno fu l'unica e la più grande combattuta d'Italia contro l'annessione al Regno di Sardegna. Diversamente dai criteri finora seguiti, se dovrebbe riconoscere l'inizio, il 14 settembre 1860, con gli scontri sotto Porta Napoli, a Capua e Gradini di San Leucio, e la sua conclusione con la fine degli scontri di Caserta alle 13 del 2 ottobre. Gli scopi della battaglia non furono raggiunti, tanto dall'esercito napoletano, che non riuscì a recuperare la capitale del Regno, ma neanche da quello bertantino, che fu arrestato sulla linea del Volturno nella sua avanzata verso e vinse quello Sabaud. Andiamo avanti. E quindi condizionarono l'esito della battaglia le dimensioni del teatro di operazione, la mancanza di atteggiamento offensivo del generale, l'omessa distruzione della linea ferroviaria, esatto, il ritardo offensivo dell'esercito napoletano che attaccò l'1 ottobre quando avrebbe potuto già farlo a partire dal 21 settembre, sfruttando lo scompigliamento delle forze garibaldine a seguito del vittorioso fatto tattico di Caiazzo. I ritardi di almeno due giorni di Fomenkel e Ruiz nella manovra di avvolgimento della divisione Bixio e Maldonado, l'inettitudine bellica di molti reggimenti della divisione della Guardia sul fronte di Santa Maria della Corvetta, l'allontanamento del maresciallo Afan de Rivera con il suo stato maggiore dal fronte di Sant'Angelo in Formis senza darne comunicazione ai comandanti di brigata, gli errati apprezzamenti di Garibaldi sia sulla tenuta e coesione dell'esercito napoletano che sulla fraternizzazione delle popolazioni locali. Vai alla prossima. E allora, dice Vittorio Hugo, entrambe le parti aspettavano qualcuno, fu il calcolatore esatto che vinse, il pianificatore. Napoleone aspettava Grouchy, non giunse. Wellington aspettava Blücher e giunse. Napoleone sente il rumore della cavalleria pesante e dice Grouchy. No, era Blücher. Quando doveva esserci, Grouchy non ci fu. Where is Grouchy? Dov'è Grouchy? I need that man. Ho bisogno di quell'uomo. Allora, chi fu il Grouchy della battaglia? È una bella domanda. Alla fine di tutto questo noi ci rendiamo conto che a dimostrazione di quanto diceva Sergio Romano, che la storia non è una linea diritta, ma è una linea curva dominata dal caso, noi dovremmo riconoscere che ci furono una serie di motivi concreti che pregiudicarono, almeno per l'esercito napoletano, le sorti della battaglia. Di fatto, però, il Grouchy della situazione fu certamente Ruiz de Balestreros. Perché se Ruiz de Balestreros avesse svolto la sua manovra nei termini temporali che erano attesi e quindi fosse giunto a mezzogiorno del giorno 1 a Caserta Vecchia, arrivando nelle prime ore del pomeriggio a Maddaloni, ai ponti della valle, la battaglia avrebbe quasi certamente, nessuno lo sa, avuto un esito diverso. Certo, da solo questo non dice nulla. Non sarebbe bastato. Non sarebbe bastato perché, come abbiamo detto, c'è stata una pluralità di fattori. Ed allora è anche lì che invito tutti a ricordare una cosa, anche a scopi personali. Quando in un qualsiasi piano, e i piani, l'abilità del pianificatore è nel saper aggiustare i piani secondo le occorrenze, la flessibilità in corso d'opera. Quando in un piano c'è più di una criticità, inevitabilmente queste criticità andranno in concorso tra di loro. Io questo l'ho imparato anche con i sinistri marittimi, ahimè, quando ho dovuto fare delle analisi su degli affondamenti di navi o altro. Quando in buona sostanza mi sono reso conto che non c'è mai una causa sola, ma c'è sempre una pluralità di cause che vanno in produttorio tra di loro. E quindi una battaglia che ha segnato il valore, perché al di là di tutto, e torno al tema del cuore e non della ragione, l'esercito di Franceschiello fu quell'esercito che quando tutto era perso ebbe il coraggio di schierarsi in modo unitario sulla linea del Volturno per difendere il proprio onore. Indro Montanelli, in una sua nota scritta nella rubrica che aveva sul Corriere della Sera,
quando gli fu chiesto cosa diresti ad un giovane, disse: gli direi quello che disse Carlo il Temerario. Non ci sono battaglie che si combattono per vincere o battaglie che si combattono per perdere, ma le battaglie che meritano di essere combattute. I napoletani, quando sapevano che combattevano contro il più grande degli attori, la storia, trattino la storia, più di trattino, erano sul fronte per difendere l'onore della propria bandiera. Lo difesero sul Volturno, lo difesero a Gaeta e soprattutto lo difesero in prigionia a Fenestrelle, a Genova, a Novara.